Come vivono i giovani la dimensione spirituale nella società odierna? Bisogna uscire dal pregiudizio per cui i giovani non si pongono questi interrogativi. Non siamo di fronte ad una generazione incredula. La ricerca di Dio e della dimensione religiosa c'è anche oggi da parte dei giovani, anche se in forme diverse dal passato. Si tratta di una ricerca che non trova riferimento nelle istituzioni, ma è piuttosto una ricerca individuale che mette in moto riflessioni e richieste di dare un significato profondo alle proprie esistenze. Di questo si è parlato nel quarto modulo del Laboratorio Teologico San Bernardino Realino sulla formazione dell'identità dei giovani nella società odierna, tenuto da Domenico Simeone, professore di pedagogia presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Nella ricerca che abbiamo condotto su giovani e spiritualità abbiamo potuto notare come i giovani non siano indifferenti rispetto a questa dimensione fondamentale della vita umana, ma siano piuttosto giovani in ricerca. A volte una ricerca che non trova immediatamente una risposta. Sono piuttosto restii a percorrere le strade già predisposte dal mondo degli adulti, faticano a inserirsi in percorsi istituzionalizzati, ma sono alla ricerca di un senso per la loro esistenza. Gli educatori, i genitori, gli insegnanti oggi faticano ad essere testimoni credibili. I giovani hanno bisogno di adulti che sappiano mettersi al loro fianco, che camminino con loro, che accettino anche di percorrere strade inedite alla ricerca, di un significato profondo, senza lasciarsi scoraggiare dalle provocazioni che a volte anche i giovani nascondono nei loro comportamenti e nei loro atteggiamenti. Si tratta forse di apprendere un nuovo linguaggio, un nuovo lessico che parla della ricerca di Dio con parole nuove. Dal punto di vista pedagogico-educativo è importante che i giovani incontrino dei testimoni, delle persone che sanno mettersi in discussione, che attraverso le scelte della loro vita sappiano dire quali sono le cose che davvero contano, quelle che sono importanti e quelle che invece lo sono meno. Sono giovani come moderni argonauti alla ricerca di un nuovo approdo, hanno bisogno di incontrare adulti che abbiano voglia di navigare con loro.